Io mi chiamo Claudio Barolo, per chi non mi conoscesse, sono referente scientifico del progetto e vice direttore alla ricerca del dipartimento. E come prima introduzione iniziamo con una carrellata su come questo progetto è stato concepito e pensato e costruito. Dopodiché tutti i vari referenti dei vari VP, delle varie parti del progetto, vi illustreranno più nello specifico che cosa intendiamo fare. Dal sito al quale noi abbiamo sottoposto il progetto, ha un titolo molto particolare che è Chimica 4.0, molecole e materiali per la società di domani. E abbiamo scelto un acronimo, no, che da un certo punto di vista ci ricorda qualcosa che è CH4 dal metano, ma in realtà è un CH4.0, perché intende ragionare sulla fusione delle tecnologie e delle strategie digitali nel loro complesso con quello che è la nostra parte chimica, il nostro sapere chimico, l'eccellenza che abbiamo costruito negli anni e di utilizzare appunto gli strumenti della data science negli ambiti che sono funzionali al potenziamento della ricerca. Allora, questo è un progetto per il potenziamento del dipartimento. È chiaro che un dipartimento all'interno di un'università ha una parte di ricerca molto importante, quindi anche attraverso la ricerca il dipartimento cresce. L'idea è quella di introdurre le nuove competenze e di potenziare le linee di ricerca eccellenti. Quindi un grosso finanziamento da parte del dipartimento di eccellenza, ma un finanziamento quasi altrettanto grande di quelle che sono le nostre potenzialità interne. Cioè noi ci crediamo molto in questo progetto e quindi spingiamo nuove strumentazioni all'avanguardia, delle grandi strumentazioni, ma che siano sinergiche con quelle che già abbiamo o con quelle che sono in fase di acquisizione con altri tipi di progetti. L'idea di creare per tutte queste strumentazioni e per molte altre all'interno del dipartimento, già in essere o che arriveranno, un laboratorio open, CH4.0, che è al servizio del dipartimento, delle altre realtà della regione e dell'intorno, a seconda del livello della strumentazione, ma anche delle aziende, se lo vorranno. I work package scientifici sono quattro, li vedete qui sotto, dall'1 al 4. Questo per la natura del VP1, che è una natura sia scientifica, ma in parte diciamo infrastrutturale, se vogliamo. Uno degli obiettivi del work package 1 è quello, lo vedremo tra un attimo, di dotare il dipartimento di una nuova infrastruttura informatica che funga da piattaforma sulla quale diciamo, si possa sviluppare la progettualità scientifica di tutti i work package. Discuto il Work Package 1, il titolo l'avete visto è Data Science per la chimica, quindi due parole su cosa sia la data science in generale, in chimica in particolare. Diciamo, la data science è un approccio, è un paradigma, se vogliamo, multidisciplinare che combina aspetti di matematica, di statistica, aspetti molto importanti di informatica, il cui scopo essenziale è quello di produrre e usare dei software in grado, per dirla un po' in generale, di estrarre conoscenza da dati. Nel nostro caso particolare, ovviamente i dati che ci interessano sono dati chimici, cioè dati generati, prodotti dai tanti laboratori chimici che abbiamo all'interno del dipartimento. Si tratta di un approccio molto trasversale, usato non solo ormai nelle scienze fisiche naturali, anche in scienze economiche, e sociali. Ad approcci più tradizionali di data science, negli ultimi anni, e sotto gli occhi di tutti, si sono, diciamo, affacciati una serie di approcci più avanzati, più sofisticati, che vanno sotto il cappello dell'intelligenza artificiale, algoritmi in grado di analizzare grandi moli di dati, i cosiddetti big data, e di estrarne poche informazioni, ma molto utili da dare in mano, in questo caso ai ricercatori che operano nei nostri laboratori, quindi con degli indicatori, dei descrittori, financo dei predittori, che permettano l'ottimizzazione, una migliore comprensione e anche la progettazione di tutta una serie diciamo, di processi chimici che nei vari laboratori si vadano a studiare. Quindi, venendo al VP2, il VP2 è il Work Package 2, chimica per l'ambiente, ha come principale scopo il rafforzamento della ricerca, della
nel campo del, non solo del monitoraggio, ma anche della comprensione di tutti i processi chimici naturali che avvengono nei tre grandi comparti, ambientali, l'atmosfera, il suolo e l'idrosfera, con una particolare attenzione ai processi di decontaminazione e rimozione di inquinanti, chiaramente inquinanti rilasciati dall'uomo all'interno dei comparti ambientali. Questo vedete qua sopra sulla base di data storage and handling, quindi storage di grande quantità di dati, possibilmente da, ad esempio, gli strumenti che andremo a ne acquisire durante il progetto, e la sua gestione il più possibile educata, se no, come dicevamo prima, c'è poco da estrarre. E poi c'è tutto un mondo che si è aperto negli ultimi anni legato a inquinanti particolari che sono le micro e le nanoplastiche. Ho voluto prendere questa rappresentazione di un progetto europeo in cui il Dipartimento era capofila e qui vediamo ad esempio una soluzione ideale in cui possiamo trasformare ad esempio l'energia solare, quindi l'energia rinnovabile, in elettricità che viene messa in griglia. Questo è già fatto, possiamo vedere le nostre bollette, che è un buon sharing dell'energia, viene da fonti rinnovabili, tra cui anche i pannelli solari. E poi possiamo usare, oppure possiamo usare questa energia ad esempio per produrre i cosiddetti carburanti solari, quindi immagazzinare, convertire e immagazzinare l'energia solare in energia chimica, ad esempio in idrogeno. E quindi attraverso poi l'utilizzo del Data Driven Discovery cercheremo poi di capire meglio le relazioni proprietà performance di questi materiali per cercare di arrivare alla realizzazione di sistemi che possono essere attivi anche in condizioni rilevanti per applicazioni industriali. Questo anche. Avere delle informazioni a livello nanometrico, quindi un miliardesimo di metro, sulle proprietà di questi materiali. Quindi noi partiremo da queste informazioni per cercare poi di sviluppare, no, il materiale a livello macroscopico. Quindi cercando di avere queste informazioni riusciremo ad ottenere dei dispositivi migliori che potranno essere integrati in nuove tecnologie. Beh, anche se normalmente si dice che la salute viene prima di tutto, proprio questa volta proprio con la salute invece concludiamo. Quindi diciamo che il ruolo del chimico nell'ambito della salute è molto ampio e variegato, questo perché al chimico piace conoscere come sono fatte le biomolecole che costituiscono gli esseri viventi, piace conoscere come funzionano, quindi i cicli metabolici, per citarne uno. Ai chimici piace creare nuove molecole, oppure andare a scovare in natura molecole che ancora non si conoscono e che possono avere degli effetti benefici sulla salute. Quindi la sfida che il nostro Dipartimento già si pone da diversi anni è proprio quella di andare a migliorare la salute e la qualità di vita delle persone creando innovazione, creando quindi sviluppando strumenti e tecnologie innovative che sono rivolte non solo alla comunità scientifica ma soprattutto alla società e anche alla realtà industriale. E questo. Okay. Quindi gli obiettivi di questo VP4 sono sostanzialmente quindi incrementare quella che è l'eccellenza nella ricerca che facciamo in Dipartimento nella tematica salute per quel che riguarda la progettazione di materiali e molecole per il drug delivery intelligente, per lo sviluppo di sistemi di diagnostica avanzata e di molecole farmacologicamente attive e in particolare ci concentreremo molto sulle molecole con proprietà teranostiche, quindi che hanno questo doppio ruolo sia nella diagnosi che nella terapia. Nel secondo task, invece, ci focalizzeremo un po' di più sull'utilizzo di queste tecniche di gestione di grandi masse di date, come ad esempio il Design of Experiment, il Data Driven Discovery, per andare a migliorare quella che è l'efficienza nella progettazione, nella sintesi, nella caratterizzazione di molecole e materiali bioattivi. E a me spetta il compito di passare dal lato più scientifico, ritornando agli aspetti più di implementazione degli interventi del progetto, però la parte che riguarda la didattica che rapidamente vi descriverò si situa un po' per noi a cavallo tra le due, diciamo, linee, quindi quella di strategica decisa da noi e gli interventi in qualche modo delineati dalla struttura del progetto del Dipartimento di Eccellenza, perché le attività didattiche erano previste dal progetto.
progetto, quindi agire a livello dell'attività didattica era previsto dal progetto, ma per noi è anche una scelta strategica. Ma contemporaneamente pensiamo anche che la nostra didattica sia uno strumento che poi ha diciamo degli effetti e delle ricadute anche per il territorio. Abbiamo ben 5 diversi corsi di laurea magistrale attivi, e vedete che già nei nomi dei nostri corsi di laurea in qualche modo ritornano le tematiche, perché è normale che la nostra ricerca si trasferisca anche in conoscenza per i nostri studenti, data science come elementi fortemente innovativi, e in particolare l'idea è proprio quella di pensare a delle figure professionali che oggi non esistono, che non siano esattamente degli ibridi, ma che siano dei chimici con un forte background disciplinare e di conoscenza di base, ma che abbiano quelle conoscenze semantiche e, diciamo, concettuali che gli permettano di interfacciarsi con gli esperti delle discipline in modo da trovare un linguaggio comune. Modificare tutti i regolamenti delle nostre lauree magistrali introducendo gli elementi della nuova conoscenza in data science, attivare per il corso di dottorato di scienze chimiche dei materiali un curriculum specifico. Parto anch'io dallo schema generale del progetto. Anche in questo caso, come la didattica, siamo un cappello sulle 4 direttrici scientifiche, compresa poi anche la didattica. E cosa intendiamo come impatto? L'impatto per noi è quello che è l'output del nostro progetto verso l'esterno. La nostra visione è una visione che non arriva con questo progetto di eccellenza, ma una visione che il Dipartimento sposa già da molto tempo e anche l'Ateneo da molto tempo, cioè che l'università non è un corpo avulso dal sistema sociale, ma invece è una parte integrante che deve interagire verso l'esterno. Butterfly Area, un'iniziativa di Ateneo che prevede di realizzare quindi delle strutture che sono specificamente pensate per un'attività di ricerca congiunta con le aziende, con le industrie. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo già ricevuto un interessamento da centinaia di aziende che sono interessate a questo tipo di progetto e sono già in corso delle interazioni specifiche con alcune aziende per costruire dei laboratori dedicati, congiunti tra università e azienda. È appunto un obiettivo che riguarda il public engagement, quindi cercare di condividere le ricerche di questo Dipartimento di eccellenza con tutto il pubblico. Noi abbiamo una grande tradizione di interazione con le scuole e stiamo cercando di aumentare molto la visibilità verso il pubblico diciamo generale, e quindi stiamo cercando di implementare già da qualche anno i nostri canali social in modo tale da far arrivare le informazioni capillarmente anche a tutta la popolazione che ci può seguire. Q7 è quello che in pratica fa la cornice intorno a tutto, quindi tutto quello che avete sentito fino adesso succede all'interno di un governo del processo, quindi delle azioni che ci portano a produrre le attività e realizzare il progetto. Che cos'è l'advisory board? Siete voi, ma vediamo cos'è nel progetto, perché come è stato descritto. Allora, intanto è composto da 5-7 componenti, siete 5, noi ci tenevamo che fossero componenti di stakeholder del Dipartimento, nel senso che, come già stato detto all'inizio, questo non è un progetto di ricerca, è un progetto di sviluppo di tutto il Dipartimento e dei rapporti col territorio e col mondo circostante. E quindi anche chi ci valuta deve far parte di questo mondo. Ciò nonostante è un progetto in cui c'è tanta ricerca, l'avete visto, e quindi abbiamo anche un componente scientifico di chiara fama, e quindi questa è la composizione attuale. I nostri contatti sono qui, quindi per adesso vi ringraziamo per l'attenzione al nostro Dipartimento e grazie per quello che farete per noi. Grazie.